Fratelli e sorelle, abbiamo trattato e stiamo trattando in questi giorni dei doni dello Spirito Santo. Chiamiamo questi doni, doni santificanti, perché appartengono all'azione santificatrice dello Spirito. Per inquadrare bene l'azione dello Spirito, diciamo che l'organismo soprannaturale che è innestato in noi mediante la presenza dello Spirito nella partecipazione della divina natura, questo organismo soprannaturale è formato così, in questa maniera, è un mistero, ripetiamo, però il mistero viene spiegato in questa maniera, o meglio sistemato per la nostra intelligenza in questa maniera. Noi partecipiamo per grazia di Dio alla divina natura e viene innestata in noi la vita divina, come la vita umana ha bisogno di facoltà per esplicitarsi. Così anche la vita soprannaturale ha bisogno degli organi, diciamo un organismo soprannaturale. Questo organismo soprannaturale poggia appunto sulla grazia divina, che è appunto la partecipazione alla divina natura, prodotta dalla presenza del Santo Spirito dentro di noi. Quando venne alla pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio, eccetera, nato da donna, che poi noi siamo figli di Dio, la prova si ha da questo, che lo spirito del figlio è stato dato a noi, in modo che come il figlio, riconoscendo Dio suo padre, lo chiama, ma così anche noi ci riconosciamo nel figlio, figli di Dio, e anche noi gridiamo Abba. Per cui è la vita del figlio che si innesti in noi, perché questa vita filiale possa svilupparsi, possa anzi attuarsi, è necessario un organismo, questo organismo che permea tutta la natura umana sopra elevata allo stato di grazia, è formato dalla fede, speranza e carità. Essendo Dio l'oggetto della nostra vita, attraverso la fede noi vediamo Dio oscuramente, per cui Dio nostro Padre viene svelato a noi. Attraverso la speranza si accende il desiderio di questo Dio a cui tendiamo, attraverso la carità già siamo in possesso di Dio incoativamente, cioè inizialmente, in attesa che questo possesso sia pieno, o meglio che Dio ci possieda totalmente. Ora, questo è l'organismo fondamentale, grazie di Dio, fede, speranza e carità, la triade santa che è dentro di noi. L'organismo soprannaturale, fede, speranza e carità, che poggiano sulla piattaforma della grazia di Dio, partecipazione alla divina natura, fa sì che noi siamo arricchiti di un patrimonio che sì, principalmente la fede, la speranza e la carità, ma c'è il patrimonio che sono i doni dello Spirito, le virtù infuse, le virtù cardinali vengono pure infuse, oltre alla fede, speranza e carità, ma sono soprattutto i doni dello Spirito. I doni dello Spirito si chiamano santificanti perché mirano a santificare l'anima, a rendere sempre più deiforme, cristiforme. Bisogna sapere questo, che nel cammino della deificazione, della cristificazione, noi abbiamo due stadi. Il primo stadio, che noi chiamiamo attivo, in cui l'uomo, collaborando con lo Spirito, si mette in attività per purificarsi, per illuminarsi di Cristo, per conquistare i sentimenti di Cristo, cioè c'è una prima opera di cristificazione e di deificazione, dove predomina l'attività dell'uomo. C'è lo Spirito, c'è la grazia di Dio, ma questo primo stadio è caratterizzato dall'attività dell'uomo,
che in unione con lo Spirito si sforza per santificarsi, e la vita cosiddetta ascetica, ascesi significa cammino in salita. Nella seconda parte invece predomina la cosiddetta passività, ossia vita mistica, ed è qui che entrano i doni. I doni sono abiti infusi dentro di noi fin dal battesimo, però abitualmente restano così poco attivi nella prima parte del nostro cammino, mentre diventano più attivi sotto l'azione dello Spirito nella seconda parte, cioè le capacità recettive si sviluppano proprio nella seconda parte, perché l'uomo da solo non può andare oltre, e allora lo Spirito viene in aiuto dell'uomo, e attraverso grazie cosiddette attuali, mozioni, illuminazioni, così ispirazioni, aiuta l'uomo a camminare. E allora per recepire queste mozioni dello Spirito abbiamo bisogno delle capacità recettive, che vengono azionate in questo secondo stadio dello Spirito, per cui l'uomo riceve impulsi dello Spirito Santo. Ecco perché questa seconda parte della vita nostra nel cammino di perfezione viene chiamata passiva, perché noi siamo in uno stato di recezione. Quando noi parliamo dei doni dello Spirito, intendiamo appunto questi doni, i quali già sono in noi come patrimonio battesimale, sporadicamente agiscono in noi durante la vita attiva, però si sviluppano in maniera costante nella seconda parte della vita spirituale, del cammino spirituale, ossia nella vita mistica di unione con il Signore. Non dobbiamo però mettere così una barriera di qua la vita attiva e della vita passiva, si tratta di predominio delle due attività, attività dell'uomo e attività dello Spirito, perché fin dal battesimo già c'è un'attività dello Spirito dentro di noi, già c'è un'unione mistica, ontologica, che avviene in noi, sebbene psicologicamente noi non lo percepiamo. Psicologicamente, dinamicamente, tutto questo si sviluppa nella seconda parte, nella fedeltà nostra a Dio, nella nostra generosità allo Spirito, e lo Spirito che prende possesso di noi e ci conduce nel cammino della santità. Questo appunto per chiarire qual è la situazione, per cui i doni di cui noi parliamo, doni cosiddetti santificanti, doni mistici, sono operanti continuamente proprio nella seconda parte, sporadicamente invece operano anche nella parte, cioè nella prima parte della nostra vita spirituale, operano anche in noi, ma non così in maniera eclatante come avviene nella seconda parte. E allora abbiamo parlato di questi sette doni, si chiama il numero sette soltanto un numero di pienezza. Che significa questo? Con più sincerità noi possiamo dire che lo Spirito Santo che dentro di noi agisce, ci santifica e diventa in noi sapienza di Dio, diventa in noi intelletto per conoscere Dio, diventa scienza per conoscere le cose create, diventa consiglio perché noi possiamo avere la luce necessaria nel nostro cammino. Diventa fortezza, diventa pietà, diventa timor di Dio. Abbiamo parlato in questi giorni, primo giorno mi sembra che abbiamo parlato del dono della sapienza. La sapienza che ci fa gustare Dio è un dono grande, che si esplicita maggiormente negli ultimi stadi della vita spirituale, ma che già troviamo presente in qualunque parte del nostro cammino, per cui il dono della sapienza il cristiano già ce l'ha, non in maniera così forte come si manifesta nell'ultima parte della sua vita di unione con il Signore. Il secondo giorno abbiamo parlato del santo consiglio, il dono del consiglio che si innesta nella virtù della prudenza. Abbiamo parlato poi del timore di Dio, che è la sapienza di Dio messa in pratica. Abbiamo citato il bellissimo testo del primo capitolo di Siracide,
dove è detto che il timore di Dio è il principio della sapienza, è la radice della sapienza, e anche la corona e la pienezza della sapienza. Abbiamo detto che il timore di Dio produce gioia, pace, serenità, salute e lunga vita. Questa sera, noi proseguendo il nostro discorso, vogliamo mettere a fuoco due doni nella prima parte. Nella seconda parte, che durante la Santa Messa, parleremo di un terzo dono. Oggi parleremo di due doni che appartengono a una illuminazione interiore che fa lo Spirito Santo dentro di noi. Sono il dono dell'intelletto e il dono della scienza. Vediamo un po' di intenderci, penso di non appesantirvi. Cominciamo col dono dell'intelletto. Cos'è il dono dell'intelletto? È un abito infuso dentro di noi, ossia è che vivo presente nella persona in grazia. Non parliamo di questi doni quando la persona non è in grazia di Dio, perché non essendoci la grazia di Dio, questi doni non possono essere operativi. Non possono essere operativi, ossia l'anima che non è in grazia di Dio non può recepire la mozione dello Spirito. Può recepire una mozione dello Spirito, una grazia attuale per convertirsi, per di nuovo essere in grazia di Dio, ma sono operativi quando c'è la grazia del Signore. E allora è un ambito infuso nell'intelletto, soprattutto speculativo dell'uomo, che consente all'uomo, sotto la luce dello Spirito, di penetrare le verità rivelate. Cioè è una luce particolare che dà lo Spirito Santo alla persona che in grazia di Dio, che incammina verso la perfezione, per comprendere intuitivamente, proprio l'intuito, per comprendere meglio, più profondamente, le verità che appartengono al mistero della nostra salvezza. Coppia è l'azione dello Spirito, ossia lo Spirito con la sua luce illumina una verità, per esempio il mistero della Trinità, il mistero dell'Incarnazione, il mistero della inabitazione di Dio in un'anima, il mistero della circumcessione le tre persone, come sono tra di loro, le operazioni divine che avvengono in Dio, sono tutti i misteri della nostra santa fede. E illumina con una luce particolare questa verità, ma nel medesimo tempo illumina l'intelletto, per cui abbiamo una doppia luce proiettata dallo Spirito, una luce sull'oggetto e una luce sul soggetto. Propriamente dono è il soggetto che viene illuminato, viene quasi solcato, in modo che lui sia capace di cogliere il vero profondo di una verità che nel medesimo tempo viene illuminato dallo Spirito Santo. Per cui da una parte lo Spirito illumina una verità, dall'altra parte potenzia dentro di noi la capacità di penetrare quella verità e l'anima resta inebriata. Questo è il dono dell'intelletto. È bene che noi delimitiamo questo dono per distinguere dal dono della scienza, che lo vedremo. Il dono della scienza è pure un ambito infuso dallo Spirito Santo dentro di noi, proprio nell'intelletto, però nella parte pratica dell'intelletto, sì nella parte intuitiva, ma particolarmente nell'intelletto pratico. Perché l'uomo attraverso la luce dello Spirito penetri le verità create, cioè le realtà create, e nelle realtà create veda l'ombra di Dio, il vestigio di Dio. Per queste verità create vediamo che cosa sono queste verità create. Interessano cioè l'universo, interessano l'uomo stesso, ossia la persona, interessano anche le altre persone. Per cui è una luce particolare dello Spirito, per cui l'uomo
penetra nella realtà delle cose, penetra nell'anima propria e vede l'azione di Dio, osserva il piano divino, può penetrare anche nell'anima delle persone e vede qualche verità che Dio rivela in vista della santificazione di quell'anima. Detto questo, per non addentrarci, qui non siamo in un campo, in una scuola teologica, andiamo agli effetti pratici. Gli effetti pratici che vengono prodotti dallo Spirito Santo col dono dell'intelletto. Diciamo subito che questo dono dell'intelletto non è facile da riscontrarsi, non è legato alla dottrina, può verificarsi anche in una semplice donnicciola di così che dice il rosario e basta. Però è il dono anche dei grandi teologi. San Tommaso d'Aquino aveva questo dono dell'intelletto, tante cose che lui ci dice li viene a conoscere per questa intelligenza che Dio dà di penetrare nel mistero di Dio. I santi padri hanno elaborato tutta la dottrina cristiana. Maria ha operato moltissimo il dono dell'intelletto. Prendete i grandi padri che non avevano così delle scuole particolari, non avevano dei maestri, ma era lo Spirito che insegnava loro. Per cui tutta la dottrina elaborata dai padri, i grandi padri greci, anche i padri latini, ecco, avevano in grande, cioè in maniera molto forte, il dono dell'intelletto, penetravano nelle realtà rivelate e potevano anche meglio spiegarle. Però non è spiegare qui le verità rivelate. Questi grandi teologi se ne servivano per rivelata avis tradere, per dare agli altri ciò che era stato rivelato loro. Però di per sé il dono dell'intelletto consiste nella intuizione, non tanto nella spiegazione delle realtà, quanto nella visione delle realtà, nella intuizione inebriante delle verità di fede. E questo produce la cosiddetta contemplazione infusa. Questi semi di contemplazione infusa li troviamo in tutti i fedeli. Momenti di contemplazione infusa possiamo trovarle anche nella vita attiva, nella nostra vita comune. Momenti in cui il Signore ci illumina, ci fa penetrare una verità, restiamo così quasi inebetiti di fronte a una verità. Però è più abituale questo dono negli alti gradi della vita spirituale, per cui i grandi santi penetrano queste verità, restano inebriati ed entrano in contemplazione, la contemplazione infusa. C'è anche una contemplazione attiva, ma non ne parliamo, non vogliamo entrare in argomento. Piuttosto, che cosa produce questo dono dell'intelletto? Innanzitutto, ci fa penetrare nelle verità di fede, per cui in un dato momento noi comprendiamo come in una luce particolare un mistero e restiamo così inebriati. Particolarmente sono su quattro punti che noi troviamo l'effetto del dono dell'intelletto. Quando sotto i segni vediamo la realtà, percepiamo la realtà, per esempio nell'Eucaristia, un'anima adoratrice, a un dato punto nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia percepisce la realtà sostanziale presente del Figlio di Dio, ossia Gesù realmente presente, sostanzialmente presente sotto i segni, cosiddetti accidenti, del pane e del vino. Guardando l'ostia, la persona sente dentro di sé, per una luce infusa, la realtà di Cristo presente. È un dono facile di scontrarsi nelle anime adoratrici, che possono stare anche ore e ore davanti a Gesù
inebriate queste persone quasi dalla presenza visiva di Cristo, presente, fiammante, diciamo, realmente così palpitante sotto le specie del pane o del vino. Particolarmente si nota questo dono dell'intelletto nella scrittura, cioè il dono dell'intelletto ci fa penetrare nel senso delle scritture. Ricordate il gesto di Gesù, capitolo 24 di Luca. Gesù segna gli apostoli, i discepoli e apre le loro menti alla intelligenza delle scritture. Ecco perché essi comprendono le scritture. Ecco perché Paolo interpreta le scritture e ce le spiega, ossia la penetrazione della parola di Dio, la penetrazione del mistero della salvezza, cioè è l'intelligenza delle scritture. Si va oltre il senso letterale, si va oltre il senso morale, si arriva al senso pieno, al senso analogico, quello che Dio ha voluto dire. Ecco, è l'intelligenza delle scritture. Ricordate a Emmaus. A Emmaus Gesù in persona ha il grado altissimo, il dono dell'intelletto. La sua natura umana è invasa dal dono dell'intelletto. Lo possiamo adesso vedere come era operante in Gesù il dono dell'intelletto. Gesù spiega agli apostoli il mistero e dice: era necessario che il Cristo patisse. E così spiega tutte le scritture dove si parlava di lui. Ma nelle scritture non si parla di Gesù Cristo così apertamente, ma Gesù rende così le scritture aperte alla mente dei discepoli, per cui attraverso le scritture comprendono che era necessario che Cristo patisse, cominciando da Mosè, dai Salmi e dai profeti. Dunque tutte le scritture contengono la realtà di Cristo che deve venire, essere così nella passione, nella morte e risurrezione. Ma tutto questo non è chiaramente espresso nelle scritture, però Gesù spiegava le scritture e col dono dell'intelletto, bene, Gesù dà un esempio di come le scritture contengono lui. E allora senza bisogno che ci sia Gesù, ecco che lo Spirito Santo fa comprendere la parola. Egli vi introdurrà alla cognizione della verità tutta intera. Per il momento voi non potete comprendere, ma quando verrà lo Spirito che il Padre vi manderà nel mio nome, siccome egli prenderà di me e ve l'annunzia, egli vi dirà tutto sulla verità, vi rivelerà anche cose future. Dunque è uno Spirito di verità che rivela la parola di Dio. Per cui nelle scritture dove è contenuta la parola, attraverso il dono dell'intelletto, noi comprendiamo la verità di Cristo contenuta nelle scritture. Noi abbiamo una cognizione molto più profonda di quella che ci possono dare gli esegeti. Non è in contraddizione quanto noi comprendiamo, quanto lo Spirito ci dà da comprendere, ma abbiamo una comprensione più profonda di quella degli esegeti col dono dell'intelletto, in un lampo, perché si tratta di una intuizione. Così ancora, riguardo alle scritture, vediamo il nesso tra Vecchio e Nuovo Testamento. Le figure del Vecchio Testamento che trovano nel Nuovo Testamento la loro realtà. Questo fu scritto, avvenne agli antichi, per noi che siamo venuti nella pienezza del tempo. La pietra, la roccia, Paolo, prima lettera ai Corinti capitolo 10, quella pietra era Gesù Cristo. Ma che mai si sarebbe potuto immaginare che quella roccia, quella pietra era Cristo? Ecco lo Spirito Santo che illumina la mente di Paolo e fa scorgere in quella pietra che accompagnava il cammino degli Israeliti, Cristo presente nel cammino dell'Esodo.
cioè comprende che è Cristo che accompagna l'uomo verso la sua venuta storica. Cristo presente fin dall'inizio nell'umanità decaduta, accompagna mediante il suo spirito, e gli annuncia attraverso i profeti, attraverso le figure, attraverso gli avvenimenti, come sarebbe venuto in questo mondo, per cui prepara il mondo a riceverlo. Ancora col dono dell'intelletto noi possiamo penetrare il piano divino che riguarda noi. Cioè in un dato momento il Signore ci fa comprendere il perché delle cose, ci fa comprendere la sua azione dentro di noi, la sua provvidenza al nostro riguardo. È un dono che il Signore dà alle volte di tanto in tanto, come in un lampo vediamo il perché degli avvenimenti al nostro riguardo, o meglio, più che degli avvenimenti, il modo di agire di Dio nei nostri riguardi. Sono le maniere in cui si manifesta questo dono dell'intelletto. Come si coltiva il dono dell'intelletto? Perché tutti i doni vanno coltivati. Il dono dell'intelletto si coltiva innanzitutto con la purezza somma dei sensi e del cuore. Cioè è la purezza dei sensi che favorisce, dice San Tommaso, sono due gli impedimenti, la lussuria e la gola. Una persona che induce ai piaceri dalla carne, oppure che è aperta la gola, difficilmente può avere in esercizio il dono dell'intelletto. E la purezza del cuore, la purezza delle intenzioni. Per cui si chiede somma purezza, purezza dei sensi, purezza della carne e purezza dello spirito, per poter ricevere questo dono ineffabile dell'intelletto. Come si coltiva ancora? Si coltiva con l'adorazione di Dio. L'adorazione di Dio. Ossia, davanti a Dio noi siamo in continua adorazione. Questo appunto produce il dono dell'intelletto. Ci sono queste persone che adorano sempre Dio. Sono in continua adorazione di Dio. Nello stato in cui si trovava Gesù, era in continua adorazione di Dio, suo Padre, perché il dono questo dono produce, come vedremo meglio nel dono della pietà, una proclività verso Dio, per cui noi siamo portati sempre ad adorare Dio, siamo conquisti dalla maestà di Dio, della bellezza, della grandezza di Dio, non possiamo non stare in continua adorazione di Dio. Per cui si coltiva così, adorando Dio, ma man mano che noi adoriamo Dio, questo desiderio di vedere Dio, di essere conquisti dalla maestà, dalla grandezza di Dio, ci penetra totalmente, per cui è una luce divina che penetra dentro di noi e ci fa adoratori della maestà divina. Bene, noi non andiamo oltre perché dobbiamo passare al dono della scienza. Abbiamo detto qualche cosa sul dono dell'intelletto. In Gesù il dono dell'intelletto è al massimo grado. Ti ringrazio, Padre, perché hai nascosto queste cose ai grandi e ai piccoli e le hai rivelato, cioè ai sapienti e le hai rivelato ai piccoli. Perché così è piaciuto a te. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio, nessuno conosce il Figlio se non il Padre, però il Figlio rivela questo mistero ai piccoli, e per questo, Padre, io ti ringrazio. Gesù benediceva sempre il Padre, era in continua adorazione del Padre, egli respirava quasi il Padre, e qui in Gesù questo dono è altissimo. E quando noi guardiamo Gesù, dobbiamo domandare che il dono dell'intelletto che abitava in Gesù si comunichi anche a noi. Allora anche noi saremo conquisti dalla maestà di Dio, della grandezza di Dio, diventeremo gli adoratori di Dio in spirito e verità. Allora la nostra vita viene trasformata, tutto ciò che ci può sedurre in questo mondo
non ci seduce più, perché siamo come prese dalla verità divina, dalla luce divina. Questo è il grande dono dell'intelletto. Se vogliamo fare una strofa, passiamo subito al dono di scienza. Una strofa soltanto del bene creato. Il dono della scienza. Ecco, noi abbiamo il libro, abbiamo due libri noi, oltre quello della rivelazione. Ce ne sono altri due libri, perché tre sono i libri della rivelazione. Il libro delle scritture e rivelazione. C'è la creazione, che è il libro primo della rivelazione di Dio. Dice l'Apostolo Paolo ai Romani, capitolo primo, che l'uomo, versetto 20, attraverso le cose visibili ascende alle cose invisibili. Dio ha creato l'universo e ha lasciato le sue orme, le sue vestigia in tutte le opere sue. Tutte portano la sua firma. Però non è facile all'uomo leggere la firma di Dio e vedere in trasparenza la presenza di Dio. Dice il libro della Sapienza, capitolo 11, lo Spirito di Dio è in tutte le cose. Dio ha creato tutte le cose buone, dice il testo, e nessuna cosa è cattiva, perché da Dio buono procedono sempre cose buone. E aggiunge il Magistero della Chiesa, anche il diavolo fu creato buono da Dio, perché non può creare una cosa cattiva. Divenne cattivo da se stesso, per la sua scelta, perché era un essere intelligente e libero. Però uscì buono dalle mani di Dio. Ora la firma di Dio e la presenza di Dio, dello Spirito di Dio, attestata dalle scritture, è presente in tutte le cose. Signore, tu ami tutte le cose, tu sei l'amante della vita. Se tu le cose non le avessi amate, non le avessi neanche create. Per cui tutto ciò che esiste è buono. Questo serve anche per combattere tante eresie e per combattere tante credulità nostre. In natura tutto è buono. E se c'è qualche cosa di inquinato, può tornare subito buona quella cosa con la preghiera. Ce l'ha testa Paolo. Con la preghiera tutto quello che è inquinato diventa buono. Dunque nessuna paura. Quella paura che tante volte ci prende. Non toccare questo, non toccare quello, attenta a questo, attenta a quello, c'è il demonio, guarda, no. Tutte le cose sono buone. Non ci sono piante cattive, elementi cattivi, ma se c'è qualcosa di inquinato per l'attività del maligno o per la cattiveria degli uomini, con la preghiera tutto si scioglie e diventa buono com'era. Questo è per nostra sicurezza e per evidenziare tutte le demonofobie che attraversano il cuore dell'uomo anche oggi. Nessuna demonofobia, tutto è buono. O se non è buono, può diventare buono se noi preghiamo. Tutto viene santificato con la preghiera. Questa è chiusa la parentesi. E allora, tutte le cose sono buone. Se tu non le avessi amate, non le avessi neanche create, e il tuo spirito è in ogni cosa. Dunque in ogni cosa c'è lo Spirito di Dio. Ecco perché sono buone tutte le cose, perché sono punti terminali dell'amore di Dio e tutti riflettono la bontà di Dio, gli attributi di Dio. I santi penetravano tutte le cose e vedevano gli attributi divini in tutte le cose, le vestigie di Dio. Per esempio San Bonaventura, ma anche tanti altri santi, vedevano le tre dimensioni,
nelle cose tridimensionali le vestigia della Trinità, la bellezza di Dio, la bontà di Dio, la provvidenza di Dio, cioè tutte le cose in trasparenza portano Dio. Col dono della scienza noi penetriamo le cose create e senza essere intrappolate dalle cose create perché diventano per noi opache, queste cose lungi dall'intrappolarci diventano trasparenti e sono riflesso del volto di Dio, della bontà di Dio, degli attributi di Dio, della presenza amorosa di Dio. E allora tutto è bello, in tutte le cose noi vediamo Dio, nessuna cosa ci nuoce, tutto è bello, nessuna cosa è brutta, la cosa brutta è dentro di noi ma non è nelle cose. Ecco, allora col dono della scienza noi penetriamo nelle cose create e vediamo il riflesso di Dio e attraverso le cose visibili ascendiamo alla realtà invisibile. Il libro della sapienza condanna gli uomini, come più tardi sarà Paolo a condannare gli uomini, soprattutto i sapienti, i quali attraverso le cose visibili non sono ascesi alle cose invisibili. Sei miserabile uomo, dice il libro della sapienza, o sapiente che vedevi il sole, anziché postrarti davanti al sole e edificarlo, perché non ascendevi all'odore del sole? Tu sei stato conquisto dalla bellezza degli astri. Perché attraverso la bellezza degli astri non sei assurdo a colui che creò gli astri? Ecco che noi col dono della scienza penetriamo il creato. Il creato è trasparente, vediamo Dio e adoriamo il Signore. È un dono meraviglioso. Secondo effetto di questo dono è che vediamo Dio così anche in tutte le cose, ma questo vedere Dio in tutte le cose ci porta alla lode. Ricordate i salmi, benedite opere del Signore, il Signore, i cieli benedicono il Signore, benedite i cieli il Signore, benedite acque il Signore, benedite mare il Signore, rocce, benedite animali, benedite il Signore, ossia tutto diventa un canto per il Signore. Pensate a San Francesco, laudato sia mi Signore per frate sole, lo quale è bello, radiante, forte, laudato sia mi Signore per sorella acqua, tutte le creature che poi vedrebbero il dono di pietà diventano fratelli e sorelle, tutte le creature ci spingono a lodare il Signore perché in tutte le creature c'è il richiamo al creatore, c'è qualche cosa del creatore. Siamo noi che intrappoliamo, o meglio restiamo intrappolate dalle creature e non assurgiamo al creatore. Un episodio, tanto per tornare un po', quando Cristina di Svezia andò a visitare San Giuseppe da Copertino, allora chiese alla sovrana di mangiare una volta per lui, e il superiore concesse di pranzare così padre Giuseppe con la sovrana che stava qua e lui di fronte. E allora, mentre San Giuseppe da Copertino stava per mangiare, guardando la sovrana, fu inebriato dalla bellezza della sovrana e se ne andò in estasi. Come è finito? E allora dovette correre il superiore e ordinargli di scendere. Lui scese, ma che cosa è venuto? Sta guardando la sovrana, ho visto la bellezza di Maria e anche la bellezza di Dio, per cui fui rapito non tanto dalla sovrana quanto dalla bellezza di Dio. È un episodio per dire che tutto ciò che può sedurre l'uomo non seduce più. Tutte le cose belle non possono sedurre perché in trasparenza vediamo Dio. E allora andiamo, ci fa vedere il dono della scienza l'intimo dell'anima nostra, ci fa vedere
ciò che è negativo e ciò che è positivo. Nostra Santa Gemma Galgani chiese al Signore di vedere la bellezza dell'anima in grazia. Siccome il Vangelo sempre parlava della bellezza dell'anima in grazia, fu tanto invaghita Gemma che un giorno chiese al Signore: Signore, fammi vedere la bellezza dell'anima in grazia. E un bel giorno, avevo dimenticato questa preghiera, un giorno vide una grande luce e allora pensò che fosse la maestà di Dio. Subito si buttò per terra: ti adoro Gesù mio, ti adoro mio Dio. E l'angelo disse: ehi Gemma, non essere idolatra, che cos'è? Quella è l'anima tua, l'anima in grazia, credeva che fosse Dio. Ecco, la presenza di Dio in un'anima può inebriare la persona. Io vedo la presenza di Dio dentro di me, il fulgore di Dio, la luce di Dio. Come Dio può fare vedere anche ciò che è negativo in noi? Gemma ebbe pure questa visione del suo peccato, e quando vide questa visione orribile del peccato, allora nella luce dello Spirito andò nel vocabolario, perché non poteva trovare un'espressione adatta a quello che aveva visto, e diceva: Padre Germano, il suo confessore, Padre Germano, io non trovo la parola adatta per esprimere quelle che sono nella luce di Dio, finalmente trovo una parola, le tamaio. Questo un po' si avvicina a quello che io sono. Ecco, nella luce divina si vede il bene e si vede il male, si penetra dentro di noi. Ancora, si arriva a penetrare anche nelle persone, cioè Dio può far vedere lo stato di una persona, però non è l'intuizione naturale, non è la perspicacia naturale, e neanche un dono paragnostico, no, è un dono di Dio, accompagnato in genere, quando si fa la diagnosi, da un grande amore, proprio per un fine soprannaturale, cioè in vista di un bene soprannaturale. Per cui qualche volta noi abbiamo il dono della cardiognosi, che è un dono proprio appartenente alla scienza. Cardiognosi, la penetrazione dei cuori. Padre Pio conosceva anche i cuori, aveva questo dono della cardiognosi, è un ramo, un'espressione del dono di scienza. Qualche volta si può vedere il peccato di una persona. San Giuseppe la Capriglia vedeva una persona: tu vatti a confessare perché hai questo peccato. Tanti confessori hanno anche questo dono, che di vedere il peccato, però sono i confessori santi, io non ce l'ho. Ancora, a questo dono si connette pure il dono di conoscenza, la parola di conoscenza che noi abbiamo talvolta nei nostri gruppi. Qui bisogna usare molta attenzione, io non mi voglio fermare sul dono di conoscenza, qualche volta ne parleremo per vedere quali sono i segni di un autentico dono di parola di conoscenza, perché si possono mescolare al dono della parola di conoscenza altri doni naturali, paragnostici, si possono mescolare anche altre così rivelazioni che vengono da altre fonti. Per cui bisogna essere molto attenti per sapere se quel dono di conoscenza viene da Dio o non viene da Dio. Comunque il dono della conoscenza, ossia la parola di conoscenza immediata, come ho detto, il termine esatto è questa. Conoscenza, parola di conoscenza immediata, perché non viene dato prima, è all'istante che viene dato. Signore, sta guarendo questa persona. E allora ecco, il dono di conoscenza immediata si collega al dono della scienza. Io credo che di aver detto un po' così tante cose. Come si fa a coltivare questo dono? Innanzitutto
Non bisogna restare nell'ignoranza. Il dono della scienza comporta che noi studiamo i misteri di Dio, che noi ci aggiorniamo sulle cose di Dio. Così viene coltivato il dono della scienza, ma soprattutto si coltiva il dono della scienza nella preghiera e nella riconcentrazione, cioè quando noi siamo sbadati, quando siamo superficiali, quando camminiamo così a zonzo, dilettandoci dalle cose, lì non c'è posto per il dono della scienza. Il dono della scienza, che è un dono meraviglioso, viene coltivato in un'anima che è sempre in raccoglimento e sa accogliere sempre Dio in tutte le cose. Ancora, ho detto che esistono due libri, questo libro e la creazione, compresa le persone che esistono, compresi noi, ma c'è un altro libro, il libro della storia. È un libro di difficile lettura, ma che noi possiamo leggere col dono della scienza. Guardate, tutto quello che succede è la storia di Dio con gli uomini. Chi ha il dono della scienza sa vedere il cammino di Dio nel mondo, sa vedere il perché degli avvenimenti, il perché della storia, il perché di tutte le cose che sono succedute. Soprattutto sa leggere la cronaca, sa leggere il giornale. Chi ha il dono della scienza ha il giornale in mano e sa leggere la presenza di Dio negli avvenimenti. È una lettura diversa di quella che danno i giornalisti o che diamo noi. Noi prendiamo la notizia, ne possiamo parlare, ma che il dono della scienza in quella notizia legge Dio, la provvidenza di Dio, l'ammonimento di Dio, il cammino di Dio, la presenza di Dio nella storia dell'uomo, nella cronaca nostra. Ecco quali sono i punti in cui si manifesta il dono della scienza. Coltiviamo il dono della scienza nella preghiera, nello studio e nell'accoglimento. Sappiamo camminare così nel mondo senza lasciarci intrappolare dalle cose del mondo. Lasciamo che il Signore ci illumini, allora la nostra vita sarà meravigliosa. Vedremo sempre Dio. Ricordate la frase di Metastasio, com'era? Mezzo Dio dovunque, in mezzo Dio ti vedo, non ricordo. Mezzo Dio ti vedo, qualche cosa di questo, vedere sempre Dio, guardare sempre Dio, camminare così alla presenza del Signore. Ecco i due grandi doni che interessano il nostro intelletto, l'intelletto, cioè l'intelletto intuitivo e l'intelletto pratico. Col dono delle scienze noi giudichiamo tutto, vediamo con gli occhi di Cristo i veri valori della vita, leggiamo la cronaca con gli occhi di Cristo. Il testo classico è ai Corinzi, prendete la prima lettera, capitolo secondo, dove si parla dello Spirito che penetra tutte le cose e ci rivela tutto. Conclude Paolo che l'uomo naturale vede le cose naturali, ma l'uomo spirituale vede diversamente, per la connaturalità che ha con lo Spirito Santo, per la connaturalità che ha con Cristo. Dice Paolo, versetto 16, secondo capitolo, noi abbiamo il pensiero di Cristo, noi giudichiamo tutto e tutti senza essere giudicati, perché il giudizio nostro è infallibile. E vedere con gli occhi di Cristo e giudicare come giudica Cristo e giudicare nella verità, perché Cristo, mediante il suo Spirito, ci fa vedere la verità delle cose. Amen. E attraverso il dono della pietà, che noi ritorniamo a riposare sul petto di Dio.
cos'è questo dono della pietà? È un dono dello spirito, per cui noi scopriamo Dio nostro Padre in Gesù, suo Figlio unigenito, in cui siamo stati rigenerati mediante lo Spirito. Riscoprire Dio Padre. Noi possiamo rapportarci a Dio in due maniere: o con la virtù della religione, la pietas, appunto significa questo, può anche significare compassione, può significare misericordia, abbi pietà di noi, o Signore, io ho pietà di un povero, ma non è in questo senso che noi prendiamo la pietà. Comunque noi possiamo rapportarci a Dio con la virtù della religione, con la pietas naturale, come creatura verso il Creatore, e possiamo rapportarci agli altri come ai nostri simili, ma ancora non siamo nel dono. Il dono è un abito infuso dallo Spirito che ci fa scoprire Dio come Padre e ci fa scoprire gli altri come figli dell'unico Padre, per cui scoppia in noi l'amore, il riconoscimento di Dio, ci riconosciamo progenie di Dio e ritorniamo alla sorgente, riscopriamo che se siamo generati da Dio, anche gli altri sono generati da Dio. E come amiamo il generante, così amiamo i generati nell'unico generante, come si esprime San Giovanni, capitolo 5, nella prima lettera. Dunque la riscoperta di Dio come Padre e la riscoperta degli altri uomini come fratelli, perché figli dell'unico Padre. Per questo ci rapportiamo a Dio con l'amore filiale e ci rapportiamo agli altri con la fraternità universale. Riscopriamo Dio nostro Padre. Guardate, noi del rinnovamento, quelli erano suoi fratelli, sue sorelle, perché figli dell'unico Padre. Ecco, Gesù mostra in questo doppio senso il dono della pietà. Riconosceva Dio suo Padre e gli altri come suoi fratelli, perché generati lui dallo stesso Padre. Gesù pregava sempre il Padre. Come esprimeva questo suo amore al Padre? Con la preghiera. La notte era sempre in preghiera. Quando poteva svignarsela dagli uomini, subito si trovava in preghiera. Proprio gli evangelisti ci presentano un Gesù orante. La sua preoccupazione era sempre di pregare. Quando uno ama una persona, ma proprio innamorato di una persona, cerca di evadere tutti gli occhi indiscreti, trovi il minuto adatto per evadere, per uscire e ritrovarsi con la persona amata. Così faceva Gesù. La notte, quando nessuno se ne accorgeva, subito si metteva in preghiera per il Padre. Proprio il Vangelo di Marco, nel primo capitolo, quando ci dà lo spaccato di una giornata di Gesù, ci dice subito che lo trovarono di mattina presto, che era in preghiera. Tutti cercano, andiamo. Pregava, ringraziava il Padre, domandava al Padre, diceva agli altri di pregare, perché il Padre vi ama. Ossia, era preso dall'amore del Padre, era cotto dallo Spirito Santo, per cui era un uomo cotto dall'amore del Padre, per lo Spirito Santo
che lo possedeva tutto. Ed è per questo che era in preghiera e parlava sempre di suo padre, o parlava al padre o parlava del padre. E questo l'atteggiamento che prende l'uomo che è posseduto dal dono della pietà, lo si trova sempre in preghiera, o parla di Dio o parla di Dio. Ecco la scoperta che noi abbiamo fatto, la scoperta di Dio, nostro Padre, e il dono della preghiera che abbiamo ricevuto. Oggi noi apprezziamo un poco, o parliamo degli altri doni carismatici, che sono doni soprattutto edificanti, ma non parliamo del dono della preghiera, che è il nostro vero dono. I gruppi carismatici si distinguono dagli altri gruppi perché sono gruppi di preghiera, di lode e di lode carismatica, di lode nello spirito. Noi esultiamo nello spirito, parliamo nello spirito a Dio, lodiamo Dio nello spirito. Il dono delle lingue, il dono delle profezie, il dono della parola, tutto serve per fomentare questo amore, questa salita a Dio, questo pregare a Dio, questo parlare a Dio. E quando poi cessiamo di parlare così a Dio, parliamo di Dio tra di noi. Diceva poi a Paolo, la parola di Dio circola in mezzo a voi abbondantemente. Tra noi carismatici si dovrebbe parlare sempre di Dio, e il guaio sta appunto qua. Quando noi cessiamo di parlare di Dio e parliamo di noi o parliamo degli altri, casca l'asino. È il diavolo che ci seduce, che è sempre pronto a sedurci. Quando ci distoglie o dalla preghiera o dalla parola di Dio, e ci fa osservare o noi stessi, ci fa ripiegare su noi stessi, sulle nostre miserie, sui nostri peccati, sui nostri guai, sulle nostre malattie, sulle nostre disgrazie, sulle nostre incomprensioni, per cui diventiamo dei lamentatori di noi stessi, delle vittime. Oppure parliamo degli altri, quello è così, quello è così, quello è così, osserviamo questo, osserviamo quello, zeliamo questo, zeliamo quello, qui non c'è ordine, qui non c'è disciplina, quello parla, quello borbotta, quello è maligno. Tutta situazione del maligno. Abbiamo scoperto Dio col dono della pietà, abbiamo ricevuto il dono della parola e il dono della pietà, per cui tutto il tempo nostro dovrebbe essere trascorso sotto questi due versanti, o il versante verticale, cioè parlare a Dio, o quello orizzontale, parlare di Dio tra di noi. Non ci sono altri discorsi. Ed è dove noi manchiamo, dove il gruppo fallisce, dove il gruppo si degrada, dove tutto il male entra nel gruppo e non è più un gruppo di rinnovamento, ma è un qualsiasi altro gruppo. Dove lo Spirito Santo fallisce, non per colpa sua, per colpa nostra, e quando fallisce in noi il dono della pietà, quando più non parliamo a Dio nostro Padre, quando non vediamo gli altri come fratelli, non li trattiamo come fratelli e non difendiamo gli altri, il sangue nostro, i nostri consanguinei, perché siamo consanguinei in Cristo Gesù. E allora ecco la pietà che ci porta a Dio e ci porta ai fratelli, crea l'amicizia con Dio, crea l'amicizia tra di noi. È il dono più bello che noi possiamo avere, che noi dobbiamo desiderare e che noi dobbiamo praticare. È stato un dono dato da Dio, dato dallo Spirito Santo ai gruppi di rinnovamento, che non bisogna sciupare. È un dono dato ai gruppi, un dono collettivo, oltre un dono personale. E allora attendiamo a questo dono. Che cosa comporta questo dono? Comporta la lode, sempre, la lode a Dio.
comporta l'amore alla parola di Dio. All'inizio noi avevamo tanto amore alla parola, ma non deve venire meno l'amore alla parola, perché la parola di Dio che ci svela Dio, e attraverso la parola di rivelazione che noi conosciamo Dio e noi ci infiammiamo di Dio, perché questa parola ci viene data dallo Spirito, lo Spirito Santo che è fuoco. Egli accende in noi la parola, accende Cristo che è parola, e siccome Cristo è tutto per il Padre, noi coltivando la parola coltiviamo la fiamma di Cristo dentro il nostro cuore. Cerchiamo di coltivare il dono della pietà, coltivando la preghiera di adorazione muta, la preghiera di lode, così di lode assembleare, coltiviamo la parola del Signore, coltiviamo tutto ciò che ci porta a Dio e preghiamo. Preghiamo così, Signore, perché questa parola di Dio ci apra il cuore a una visione più grande. Parlo della fraternità. Il dono della pietà apre le porte nostre. Noi non vediamo più il nostro gruppo, vediamo tutta la Chiesa, mistica, sposa dello Spirito, madre nostra. Vediamo tutti gli uomini per cui cadono le barriere. Il dono della fraternità universale ci fa vedere tutti gli uomini fratelli, potenziali figli di Dio, nel senso che radicalmente sono figli di Dio, ma diventeranno figli di Dio accettando Cristo. E anche Cristo per vie diverse vuol raggiungere queste persone che appartengono a noi, per cui avere il cuore aperto, aprire il cuore a tutto il mondo. Ecco il dono della pietà, avere compassione di tutti, entrare nella compassione di Cristo, aprirci il cuore alla pietà, anche nell'altro senso, come Cristo ebbe il cuore aperto alla pietà, avere compassione di tutti gli uomini, dei peccatori, delle prostitute, non condannare nessuno come Gesù non condannò nessuno. Ecco il dono della pietà. E allargando lo sguardo nella fraternità universale, riconosciamo fratelli e sorelle tutte le creature. Pensate a San Francesco, me l'ho accennato, perché cantava a Dio l'auto docivi Signore per frate Sole, per sorella Luna, per la madre Terra, perché tutte le creature erano fratelli e sorelle, perché la paternità di Dio era così sentita da San Francesco che tutte le creature erano fratelli e sorelle, fratello asino, sorella pecorella. Si lamentava perché non poteva domandare perdono al fratello asino, alla sorella pecora, dei suoi peccati, di non avere tante amate. Sono cose incomprensibili per noi, era l'amore così trasbordante dal suo cuore per tutto quanto era creato, per tutto quanto porta l'immagine, l'impressione di Dio, per tutto quanto ci richiama Dio, Creatore e Padre. Ecco il dono della pietà, fratelli e sorelle. Abbondi questo dono di pietà in mezzo a noi. Se noi avessimo questo unico dono, non avessimo altri doni dello Spirito, dovremmo tenercelo caro questo dono e metterlo in attività. Con questo dono saremmo veramente dei rinnovati nello Spirito, saremmo veramente la speranza della Chiesa, accenderemo la preghiera in tutta la Chiesa, accenderemo la fraternità, l'amore in tutti quelli che sono redenti dal sangue di Cristo, in tutta la creazione che attenda ancora l'ora della salvezza che avverrà anche per loro. Amen. E allora, fratelli e sorelle, non ci resta che augurarci la buona Pasqua. Domani è la cena del Signore, mangeremo
all'unico pane, cioè ci avvicineremo all'unico pane che è Gesù, il pane preparato dal Padre, e berremo all'unico calice e saremo così una cosa sola con Lui e tra di noi. Siamo figli della luce, siamo la nuova progenie, siamo i figli della vita. Conserviamo questa vita e camminiamo in mezzo al mondo come viventi, in mezzo ai sepolcri. Chiamiamo i nostri fratelli sepolti, perché anche essi sentano il soffio dello Spirito che dà la vita. Annunziamo a tutti che Cristo è risorto. Lestato, o tu che dormi, è Cristo. Cristo, cosa dice? Illuminato. Ti illuminerà. Ecco, che tutti siano illuminati da Cristo. E questo è l'augurio che noi ci facciamo. La luce del Signore ci guida nel nostro cammino e stiamo nella gioia. Stiamo nella gioia. Sappiamo gioire e sappiamo essere anche eutrapelici, è una virtù rara che aveva Gesù, l'eutrapelia, sono parole strane, è l'arte, o meglio la virtù di sorridere, di avere la gioia e recare gioia, è una grande virtù, colui che sa recare gioia in mezzo agli altri, è una grande virtù. Per cui che il Signore ci dia il dono dell'eutrapelia, e cioè di portare la gioia in mezzo ai fratelli. Alleluia. Amen.